eccolo qua, eccolo qua. Eccoci qua per un momento molto atteso anche dalla gente del web. Un altro ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Sbandato. Che cos'è? È anche, come dire, è anche reo confesso da un certo punto di vista. Cioè, la sua vita ma la confessa tranquillamente. È un altro sbandato. Diego da Savona. Diego da Savona, ragazzi, vai Diego. Eccoci. Abbiamo con noi a grande richiesta un compagno d'avventure, chiamiamolo così, del signor Filippo Champagne. Ma a grande richiesta di chi? Io sono convinto che il nostro direttore. Buonasera, innanzitutto. Attenzione, please. Buonasera a tutti. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, signor Parenzo. Sì, rispondi a Parenzo. Scusi, qua prima si è parlato trans, gay, comunisti. Qui bisogna parlare di alcol, gioco e figa, di cose più interessanti. La gente gli interessano queste cose, mica i trans, i gay. Vai piano, Filippo Champagne. Dottor Champagne. Dottor Champagne, intanto mi innervosiscono due cose. La prima cosa che mi innervosisce è quando dice signor Parenzo. Mi innervosisce il tono. Le ho fatto una promessa, ha ragione. Mi innervosisce. Ho fatto una promessa. Stasera mi ubriaco talmente tanto che dimenticherò il suo nome da domani. La chiamerò mister. Come quando giocava a calcio, mister. Così non la chiamo più signor Parenzo. Mi innervosisce anche il tono di voce. Secondo. Mi domando, lei si rende conto di dove si trova? Lei si trova nella sede del giornale Petenuto Sotto, zio, 24 ore. Tra l'altro ho visto dei bagni bellissimi, quasi quasi dopo ci faccio un po' di cacca, se non le dispiace. Più puliti di casa mia. No, non sto scherzando, non è un'offesa questa. Non è un'offesa, sono pulitissimi, bellissimi. Come inizia nudo, poi entra a petto nudo nella sede della conferenza. Questa roba è assurda. L'outfit è fuori di testa, raga. Non sa perché, per questa moda io la giacca a petto nuda l'ho lanciata 15 anni fa sì. E oggi tutti calciatori, cantanti, attori, tutti che li copiano finalmente scusi, dimostro alla società che l'ho lanciata io. Scusi, perché io mister, io lancio le mode e lei mister lancia le provocazioni, e questa è la differenza fra me e lei, mi capisce? Scusi, lei oggi che ora si è svegliato oggi? 6 del pomeriggio. E che ha fatto subito? Appena si è svegliato 6 del pomeriggio, sono lavato, ho fatto la doccia, sono andato a prendere Nevio lo stirato che ha lavorato. Adesso lo presentiamo. Nevio, ahimè, purtroppo lavora. Sì. E poi sono andato a prendere la ragazza, sì, una mia amica. Una brasiliana. Purtroppo lavora Nevio lo stirato. Cubane. Le cubane sono più belle. Ma Nevio lavora. Scusami, comunque della sua giornata è iniziata bene già da subito. No, ho avuto tempo perché mi sono svegliato tardi. Dopo vado al ristorante. Stasera mi ubriaco. Allora abbiamo qui un applauso. Nevio lo stirato. Buonasera. Ma sembra esiste uguale Nevio. Lui ha 50 anni, lei ha 65. Li faccio fra due settimane. Lei quanti debiti ci arriva? Quanti debiti? Penso che non riesco neanche a contarli. Addirittura. Siamo ma lì, come fa a dormire sereno la notte? Come a dormire? Sì. Non dormono gli altri, io dormo, non è mica un problema. Sono gli altri che si devono preoccupare, mica io. Cioè quelli che devono prendere i soldi. Beh, regolare. Scusi, però quanti possiamo fare una cifra, dare una cifra? Circa, allora, voglio adesso così. Sì, siamo seri. Poi tutti gli interessi, penso sui 7-8 tutti. 7-8 milioni, sì, con tutti gli interessi. Come milioni ha fatto a arrivare a 7-8 milioni di debiti? Una volta 30-40 anni fa si facevano i castelletti. Che so, i castelletti? Castelletti, sì. Che so, i castelletti? Castellette era quando tu andavi in banca, chiedevi un fido, versavi cambiali, riba, tutte quelle cose lì, le banche ti elargivano, magari facevi un castelletto, non so, da 100 milioni lo portavi a 200-300 milioni. Ma lei è un bandito? Quale bandito? Non è un bandito lei. Ma che bandito? I banditi sono gli altri. Non è che io la mattina mi alzo e metto cappuccio. Cioè, scusi, ma lei aveva un'impresa prima? Al massimo prendo cappuccio la brioche. Ma lei aveva, no, però minchia, il succo era sempre quello. Un'impresa di parquet. Quanti dipendenti erano? C'avevo quasi più di 20 dipendenti. Poi è arrivato il gioco. Poi è arrivato il gioco. Si è giocato tutto. Lì è stata la debacle. La debacle. Quanto ci ha rimesso col gioco? Lui tutto. Ha fatto un calcolo. Non è un modello, ha detto non è un modello. Ma non vuole essere un modello. Scusi Parenzo, io non voglio essere un modello. Attenzione. Ma come si chiama questo stirato? Lo stirato. Nevio. Nevio detto lo stirato e quell'altro che si chiama Champagne. Ma ragazzi, ma cosa fate a Milano? Noi cosa facciamo? Ma non è No, ma ci divertiamo. È un disastro. Niente. Perché se tu inviti in studio, se stasera tornando a casa, quando sono qui ad Anzio, esco e mi dicono come è andata
durante la trasmissione, guarda, c'era un signore che si chiama Nevio lo Stirato che faceva i castelletti, porca troia, e dall'altra parte c'era un signore, non è tanta roba, e però non ha ragione sotto un certo punto di vista, è ovvio, che non si sveglia alle 6 del mattino e si ubriaca tutto il giorno, alle 6 del pomeriggio e si ubriaca. Siete due vergogne, Parenzo, Parenzo, scusi, Lo stirato, ma vaffanculo lo stirato, come vaffanculo? Paga i debiti, no, e nasconditi. Pago i debiti? Beh, scusi, però i debiti... Io di solito sai cosa faccio quando c'ho un debito, arrotondo. Se c'ho, non so, 3 milioni, dammene 2, facciamo 5. Ha capito? Come facciamo 5? Questa ma è la mia... gente che c'è... Cosa? Castelletti. Castelletti. Ma che roba? Ma lo stirato... Grazie, Tonio, per i 26 mesi. Grazie, Tonio. La sua perdita maggiore al gioco. Massimo, che ho perso a Monte Carlo quasi 300 milioni. 300 milioni dell'euro. In lire, 300 milioni, come ha fatto? Chemin de fer. Rovina. A privé. Mio amico Pupo ha delle cose da segnare, poi ha smesso e ha recuperato tutto. Poi il suo gioco è ai cavalli, lei come quanto allora, io quanto ha perso al massimo i cavalli? Perché perdere è un godimento anche, no? Sì, noi godiamo anche quando perdiamo. Va bene, ma cosa vuoi? Ma siete malati? Che vi devo dire io? Ma cosa vuol dire? Ma ride, è il vizio, il gioco. Ma perché lo champagne? Ma noi siamo giocatori, noi ce l'abbiamo nel DNA. Esatto. Capisci? Noi siamo ludopatici, come si dice. Lei ammette di essere ludopatico, lo dica io chiaramente. Io sono ludopatico, sono sempre stato ludopatico. Ma non c'è da esaltarsi, no, proprio. No, non mi esalto, no, assolutamente. Lo dice. Però adesso, a differenza di prima sì, c'avevo la fresca. La fresca, che sarebbe il Danè. Cos'è la fresca? La fresca è Danè, in gergo nostro, la fresca è Danè. I soldi. Adesso che fai invece? Adesso lavoro, faccio corriere. Fa il corriere da 20 anni, perché non è come lui che si può permettere di non fare un faccio cazzo. Il corriere, mi sono rimboccato le maniche, faccio il corriere, prendo il mio stipendio. Il corriere della droga fa. No, ma quale corriere della droga? Non dire cazzate, dai, il corriere normale. Si incazza poco, però, lo stirato come tutta sta roba. Quello che consegna. Non posso dire l'azienda, non posso dire l'azienda, però. No, per carità di Dio, per carità di Dio. No, per carità di Dio. Scusi, quanto gioca al massimo oggi? Quanto gioca l'azienda italiana? Quanto gioca al massimo oggi lei? Oggi poco. Tipo? Tipo, non so, se prendo lo stipendio, non e so. E te li balli tutti, me li ballo lo stipendio, racconta, di la verità. Ma cosa vuol dire quasi tutti? Se li balla tutti, come è normale. Se li balla tutti, alla regola, è regolare. Cioè, non so, prendo 2000, pago le spese, pago quello che devo pagare, il resto me li ballo, alla regola. È la regola. Ma perché parlano così, me li ballo, ma che roba è? Vabbè, è un gergo da giocatore, da ludopatico, ballassi soldi. Scusi, quando vede i cavalli là che partono, che cosa prova lei dentro? Non prova emozioni. Che parte, non prova più emozioni, no? E che fa? Sta là e gioca. Niente, guardo. Se spiega, non prova più. No, posso intervenire? Sì, non prova più emozioni perché adesso gioca 20 euro. Io ci gioco 2000 euro e sì che provo emozioni. Perché tutti i giochi, se non c'è la fresca di mezzo, non c'è adrenalina, non c'è niente. Non c'è niente. Ma spiegami una cosa: il massimo che hai giocato su un cavallo, di quanto è stato? Ho provato a giocare i cavalli, non in modo esagerato, 5-6 mila euro. 5 su un cavallo, su una corsa. 5-6 mila euro su una corsa. Sta ancora correndo. Sta ancora correndo adesso. Che vergogna. Che vergogna. Se era favorito marcio, pagava alla pari vuol dire dai, dai, era dai, di tutto dai. Bello, fa la curva, addirittura morto, rovinato. Essere affetti da un vizio, ma mi sembra che se ne fottano. Questo c'ha 7-8 milioni di debiti, io sarei sotto terra. 7-8 milioni, questo sta tranquillo a ridere. Come cazzo fai? Per me è come rubare in chiesa. Che vuol dire come rubare in chiesa? Nel senso, una passeggiata, passeggiata di salute, roba incredibile. Fermi. È regolare. Avrei un certo lavoro. No, quando Parenzo gli butta le frecciatine si vede proprio che si incazza, no? Quando cioè c'è un cavallo, che tipo che cosa fai? Com'è che ti inciti, ti autoesalti quando sta tagliando il traguardo? Andiamo, scappa! Cassa! Allora, caro Filippo, come si fa a non fare un cazzo dalla mattina alla sera? Tu hai detto che non vuoi manca lavorare. Manca solo ercecato e ci siamo. Manca solo erpomata, ercecato. La cosa più bella è che non fai niente, cioè è tutto ziare. Poi chiaramente io l'avevo già spiegato l'altra volta, appena mi sveglio mi preparo, mi sistemo, poi devo solo decidere dove andare a bere o dove andare a mangiare, ma dove andare a ballare è questo, o con scusi, che ragazza uscire. Che messaggio è? Ma facciamo un esempio, mister, ma lei un domani vince 400 milioni di euro, una lotteria che non esiste, cosa fa lei? Continua a lavorare? Ma di cosa parliamo? Cioè, penso che per i suoi figli, lei mi raccontava che ha quattro figli, se mi ricordo
ricordo bene, sì. Cioè, con 400 milioni di euro i suoi figli possono vivere ti ispiri di a lui generazioni per la tua vita. Sperperare sì, perché io ne glielo stirato lo sto emulando e ne vado fiero. Se un domani, ma perché mi chiama mister? Perché chi se mi dà un fastidio, mi che dà fastidio a sua apparenza, adesso la chiamo mister. È regolare. La cosa è incredibile che vive senza responsabilità, questa cosa mi fa impazzire. Bello, senza mai pensare a niente. Sì, ne vivo 100x, senza quel peso della responsabilità, diciamo la verità, il peso della responsabilità è terribile, sentirsi responsabile. Devo essere sincero, io sono una persona vera, sono per la famiglia, mi manca un figlio, più che una moglie un figlio mi mancherebbe, un figlio perché pure il figlio, no, per puoi insegnare un sacco di valori. Sì, no, ai cavalli a spingere insieme. Sì, pensa che bello. Grande papà, mi ha vinto, mi stringe la mano, da 5, mi carica da paura sta cosa. Io dico sempre il messaggio che ognuno deve giocare con le proprie responsabilità e in base alle loro possibilità economiche. Ieri ho spinto 100 euro a colpo e sono andato alla cassa. E ma sa cosa faccio, mister Parenzo? Sa cosa faccio? Non li scarico neanche dalla macchinetta, vado avanti a giocarli perché li voglio perdere. Io sono un sollazzatore, io l'ho già spiegato l'altra volta. Lei è pazzo. Io ho la testa. Scusi, lei è vero che a un certo punto è finito per i debiti a dormire in macchina? Per quanto tempo? Io ho fatto quasi un anno. Quasi un anno in macchina per i debiti. Però si è frenato a giocare. E perché cosa? Non c'avevo più un cazzo. Ho capito. Regolare. Non c'era niente. Ero la canna del gas, cazzo, dovevo fare. In macchina là, in macchina dentro. Sì. E che è successo? Però un anno in questo, macchina. Questo mi dispiace moltissimo. Però lo sapevo io, perché sennò però, io l'avrei aiutato, però, solo che ce l'avamo persi di vista. Dimmi. Allora, caro Parenzo, ti devo dire una cosa. Io ho fatto un anno così, però ti dico la verità. Questo mi dispiace. No, ma ci mancherebbe. Io ho avuto la forza e la volontà, mi sono rimboccato le maniche. A 40 anni sono andato a lavorare e faccio corriere. Sì, e dici che adesso bevi Don Perignon Rosé. Ha scalato un euro in questa settimana. Diglielo che abbiamo Don Perignon Rosé. Noi beviamo, cioè io adesso per la cosa me ne frega a me cosa beve questo qua. A parte quello, per i social, così con i social la gente mi offre da bere, vabbè, a parte quello. Posso raccontare, sbagliato che sia, ognuno può pensare come vuole. Però ai miei follower, sì, quelli che mi seguono, non dico mai di fare quello che ho fatto. Ci mancherebbe pure, la gente è strana, perché la gente vedendo queste cose qua, tu però una volta hai detto, tu dici che bisogna sempre dire il contrario di quello che vuole fare Nevio. Eh sì, è regolare. Filippo, bisogna fare il contrario di quello che dice lui, perché a un certo punto lui ha detto di scommettere la finale di Champions League sull'over over 2.5, allora, sopra i 3 gol. C'è stato un periodo che facevamo i pronostici di Nevio lo stirato. Purtroppo ogni partita che pronosticava succedeva il contrario, e Jimmy quindi Muffa, anche nella finale di Champions lui ha detto ragazzi giocate tutti l'over 2.5, sì. Over 2.5 per chi non lo sapesse devi fare almeno 3 gol alla partita, e chiaramente la finale è finita under Letteralmente Jimmy Muffa. E quando vuoi giocare il cavallo che ce l'hai vincente, non ti impappini nelle macchinette, non lo giochi neanche, dai, devi uscire ogni sera e lavorare alle 6 qua, no, mi depilo, vabbè, quello è quello, no, vogliamo alle ragazze piace senza pelo, capito mister Parenzo? Chi se ne frega, chi dice quando fa, faccio una gentilezza, quando fa le sue affermazioni non mi tiri in ballo, almeno non me ne lo tira fisso in ballo come dice cazzata. Io ho fatto sport per 30 anni, te lo ricordi benissimo, però ho fatto una storia da lì, massacrati, però cioè io faccio sempre guidare, te lo può dire Nevio lo stirato, chi non beve. Nevio questo ostia. Ragazzo è astemio, c'ha una macchina con 400 cavalli, autostrada vuota, fammela tirare 2 minuti, qual è il problema? Beh, ottimo, non si può andare a 260 però in autostrada. Sì, ma non c'era nessuno, non c'era nessuno. Lei è mai andata a 260 in autostrada? Cosa? A piedi. A lei a piedi. No, io a piedi. Lei va a piedi, non è un amante delle macchine. Io non posso neanche comprare la macchina, come me la sequestrano neanche dopo 2 giorni. La sequestrano subito. La sequestrano. Questi soldi lei non li potrà mai ridare, ormai le banche che fanno? Banche. E cosa devono fare? Che ormai si sono arrese, si sono arrese. Basta. Ma come fa? Lo stipendio glielo dovrebbero sequestrare. Ma quale devono sequestrare? Non lo possono sequestrare lo stipendio. Ah, ma lui cestina tutto, tutte le lettere che gli arrivano cestina. Ah, tu cestini tutto? Ormai in prescrizione. C'è tutto quello che arrivi, prendi, non guardi tutto. Nemmeno che non cosa. Non guardo niente via. Non guardi, c'è cartelle esattoriali, cose tutte, cestini tutto. Non mi interessa. Ma ce l'hai un indirizzo però, Nevio? Ed è, cioè anche la residenza, l'indirizzo, ormai ti devi arrendere, ti sei arreso di fronte al fisco. No, non mi interessa. Ma arriva una cosa, uno la apre.
vedere che cosa c'è dentro. Ma io l'apro in cestino, non mi interessa. No, questo lo faceva sempre un mio amico, faceva sempre così. Interessa. Solo che dopo l'hanno pizzicato, dopo un po'. Poi Dio vede e provvede. Ma ho capito, ma se ti arriva una cartella esattoriale di 15-20 mila euro, Luke, per 23. Faccio pagare. Sono stirato, c'è scritto anche su Instagram, stirato. Non c'è una lira, sono la canna del gas. Ho capito, però. Come faccio a pagare? Mamma mia, ma è una storia terribile. Ma racconta quando ti facevano le multe sulla panchina quando dormivi. Ma cosa c'è da ridere? Racconta come se fosse divertente. Sulla panchina. Non è divertente, Parenzo, è una cosa normale. È la vita così che ti porta a questo. Non è normale, ma neanche per, questo. Per me è normale. Per lei non è normale. Per me è normale. Ma tu hai vinto qualche volta, scusa. A voglia, ho vinto anche 400 milioni e passa. Entro in banca, quella mi fa, guardi, c'è un problema. Come un problema? Qual è? Signor Ciriello, noi avanziamo quasi 600 mila euro. Prego? Oh, guardi, ho sbagliato banca, ho preso, me ne sono andato. Regolare. Per me è tutto normale. Tutto normale. Come fa a ricordarsi di avere un debito con una banca così grosso? Se c'ha veramente 8 milioni. C'è una roba che non cioè, mi sfugge. Com'è possibile che abbia tutti questi debiti e non sia in carcere o comunque continui? Non gli ritirino le robe, abbia, cioè, cazzo. Secondo me non ha nulla di intestato, eh. E non ha lo stipendio, però. Tipo non glielo possono prendere. Non so il gioco glielo devono prendere, dico, non glielo possono prendere per lo stipendio, so che se è sotto un certo per vivere non te lo possono prendere. Soglia non te lo possono togliere perché comunque, cioè, ti porterebbero a veramente a rimanere senza una lira. Nulla.